Non solo Roma, ultima parte del nostro spazio dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Roma si mostra molto attenta all'ambiente, alla questione ambientale, soprattutto nell'ultimo periodo. Molti, ad esempio, parlano della possibilità di renderla una città più vivibile con l'ipotesi, ancora molto lontana peraltro, di imporre il limite a 30 km orari. Molti cercano di convincere i cittadini romani doc a utilizzare mezzi alternativi, come ad esempio il trasporto pubblico, bus, biciclette, dunque ad abbandonare l'auto. Dunque c'è un'attenzione per le questioni ambientali, per lo smog, per l'aria pulita. Nel frattempo però la giunta ha approvato un nuovo piano incentrato proprio sulla tutela dell'ambiente e del clima. Sentite. Una città più resiliente al cambiamento climatico, più bella, sostenibile e giusta per mettere in sicurezza il territorio dagli impatti previsti al 2050 con interventi da realizzare entro il 2030 è la prima strategia di adattamento climatico di Roma Capitale, prima città d'Italia a dotarsi di un simile strumento presentata questa mattina in Campidoglio dopo il voto in giunta del sindaco Roberto Gualtieri. Sicurezza idrogeologica, forestazione e lotta al supercaldo, queste le priorità per il rischio idrogeologico. La messa in sicurezza prevede una spesa di 840 milioni, ha spiegato Gualtieri. Risorse che non ci sono, ma vanno mobilitate perché sono interventi fondamentali, servono tutti. Sono investimenti che riducono l'esigenza di intervenire a valle. Sono debito buono, appropriati e opportuni dal punto di vista della qualità della spesa pubblica. Sono investimenti prioritari che difendono la salute dei cittadini. Così ha concluso il sindaco Gualtieri. Partiamo da qui, dalla strettissima attualità, e colleghiamo un argomento che potrebbe sembrare diverso rispetto al servizio che vi abbiamo appena mandato, ma in realtà è molto vicino, perché vogliamo parlarvi di sport, che può essere un volano fondamentale anche per diffondere, no, le buone pratiche di rispetto e tutela ambientale. Bene, secondo quanto si apprende, è tutto pronto per l'Eco Maratona della Capitale. L'appuntamento è per domenica 28 gennaio. È un evento rivolto non soltanto agli amanti del running, ma anche della natura e dei paesaggi belli come quelli che ci sa offrire solo una città come Roma. Bene, noi ne parliamo nel dettaglio con uno degli ospiti più attesi di questo evento, tre volte campione del mondo della 100 km, l'ultra maratoneta e tra le altre cose romano doc Giorgio Calcaterra. Buongiorno. Romano doc, ultramaratoneta, campione italiano, insomma l'abbiamo detto tre volte del mondo, un curriculum di tutto rispetto. È tutto pronto per domenica, Giorgio? Sì, assolutamente sì, sarà un'ottima occasione per correre in percorso che io conosco bene, perché hanno scelto un percorso naturalistico, una ciclabile subito fuori d'accordo nella nostra Roma, e quindi sono contento e non vedo l'ora di partire. Ci saranno varie distanze, quindi possono partecipare praticamente tutti. Ecco, anche quelli che non sono, diciamo, molto allenati come te, mi permetto di darti del tu, Giorgio. Ti va di raccontarci qualche dettaglio in più di questo percorso? Io ho dato un'occhiata, ma insomma vorrei che ce lo spiegassi tu. Sarà a giri, quindi giri da 10 km, quindi ci sarà chi potrà correre i 10 km e 100, potrà fare la mezza maratona, quindi 21 e 200, e proverà a fare i 42 km, quindi la distanza classica, distanza diciamo che ha una distanza che ha 42 200 e 195 metri, e ci sarà questa possibilità di farlo in questi territori, in queste città che magari uno non conoscerebbe se non ci fosse l'Eco. Quindi siamo tutti contenti di partecipare lì e di avere un Eco che mancava. Infatti, ecco, e come si evince proprio dal titolo, però, Eco Maratona, c'è un'attenzione fondamentale all'ambiente, no? L'ambiente, come ho detto io all'inizio, sei d'accordo che può essere un volano fondamentale per rispettare l'ambiente, ma anche per trasmettere quei valori di tutela ambientale? Infatti, prima dicevi, diciamo, che non, magari non c'entrava tantissimo, in realtà c'entra, perché comunque chi è abituato a muoversi a piedi deve avere una mentalità diversa. Io spesso magari mi trovo a fare delle piccole distanze, chilometri, che magari li faccio a piedi, quindi in maniera sicuramente piccola. Le persone che si meravigliano, dice, ma come per 3 km non prendi una macchina? O
insomma, hai la mentalità dello sportivo quando ti fai movimento, no? Cambia anche la visione delle cose. Quindi, sicuramente, questo è un modo per lo sport e quindi anche a uno spostamento ecologico. Ovviamente, parliamo di possibili, non si può, diciamo, in città percorrere 20 km, 3 km, a volte si fa prima a piedi che con la macchina, perché poi con la macchina bisogna trovare parcheggio. Infatti, soprattutto in una città come Roma, no? L'abbiamo detto, tu sei romano doc, quindi conosci bene i problemi della capitale. Incentiviamo l'utilizzo di mezzi alternativi, no? Non soltanto le gambe, ma anche magari ecco, le biciclette. Roma può diventare, secondo te, sostenibile sotto questo punto di vista? Ora mi sposto un pochino dalla questione sportiva, no? C'è cioè addirittura chi ha proposto di renderla città come Bologna, no? Quindi di estendere il limite a 30 km. Tu saresti d'accordo? Ma sui limiti, secondo me, vanno differenti zone dove effettivamente sarebbe opportuno che tutti andassimo a 30, come mai dove i 50 vanno più che bene. Starei d'accordo, appunto, e sono d'accordo sul fatto di girare tutti quanti lì, o diciamo, i veicoli elettrici, come dicevo prima, di cominciare a pensare a degli spostamenti a piedi. Veramente i 3 km è una distanza che si può fare a piedi se tu lo capisci, ti spaventi, insomma. Certo. E comunque, sì, speriamo, è importantissima, ma non solo l'aria, anche il rumore del traffico, lo stress che ci crea il traffico è notevole. Quindi cerchiamo tutti i tempi ecologici, perché lo sappiamo, una goccia di per sé non fa nulla, però tante gocce fanno il mare, quindi ognuno di noi buona volontà e prova un modo un po' più ecologico per spostare, guadagneremo sicuramente tutti quanti. Infatti, una delle ultime domande che voglio farti, Giorgio, prima di lasciarti andare, è sei emozionato per domenica? Dici, io sono abituato, ho fatto la 100 km, insomma, dai. Beh, sì, ho fatto tante gare e quindi diciamo l'emozione è di magari più a una singola, poi ho fatto gare di 100 km, quindi insomma, 82 sembrano quasi brevi. In realtà so che ogni gara è un percorso bello, sono atterrato ed è uno farci sicuramente. Un'emozione diversa magari da chi può fare la prima, ma è una grande emozione. Io ho cominciato a correre a 10 anni, dietro di me si vede la foto che ho nel mio salone con io e mio papà, sono io, e già correvo a 10 anni. Non ho più smesso, ora ne uno, e quindi vuol dire che questo sport veramente mi è entrato dentro e che fa bene, insomma. Assolutamente, cioè diciamo che ce la vivi proprio nel sangue, no? Sin da quando si è bambini. Poi tutti i bambini ecco, hanno in sé quel plus, no? Che poi li fa diventare qualcuno. Nel tuo caso, insomma, abbiamo detto un curriculum di tutto rispetto. Chi vorrà partecipare ovviamente a questa maratona avrà anche il piacere di correre, ecco, magari insieme a te, il che non è da poco, no? Assolutamente, il bello di questi eventi è che poi, a parte però il prima e il dopo, ci si parla, ci si conosce, si fotografa insieme e Certo. quindi dà la possibilità a tutti, tra tutti, tra chi arriva primo, tra chi arriva ultimo, insomma. È bello, di questo sport, è proprio qua, partiamo tutti allo stesso momento, non ci sono spazi raggiungibili, magari l'atleta sul campo, ma non può raggiungere. Siamo tutti sulla stessa linea di partenza, ci possiamo salutare e incoraggiare a vicenda. Ecco, quindi non manca davvero nulla, c'è la bellezza di Roma, c'è l'importanza di fare un'attività sportiva, c'è la condivisione di un momento di questo tipo, insomma ci sono tante persone importanti tra cui, l'abbiamo detto, ultramaratoneta e 3 volte campione del mondo, Giorgio Calcaterra, insomma una domenica diversa ma bellissima. Allora appuntamento domenica 28 gennaio per l'Ecomaratona della Capitale. Grazie Giorgio, è stato davvero un piacere. Grazie a voi, buon pomeriggio. A presto.
Pochissimi minuti ancora a nostra disposizione, leggiamo gli ultimi aggiornamenti su una questione che in realtà avevamo già affrontato qualche tempo fa, chi ci segue magari ricorderà, questione centrale del latte, perché sembra che ci sia un nuovo scontro politico, il centrodestra contro Gualtieri. Centrale del latte, il centrodestra contro Gualtieri, immobilismo mette a rischio l'azienda e i lavoratori. L'allarme lanciato da Fratelli d'Italia in relazione al destino della struttura di via Fondi Monastero. Manca ancora l'amministratore delegato, CDA si riunisce sporadicamente, ma la società va rilanciata adesso. Il domani della centrale del latte di Roma è un tema che preoccupa il centrodestra, che sulla struttura di cui il comune è tornato socio di maggioranza in seguito alla cessione delle quote da parte di Parmalat, lancia l'allarme criticando il primo cittadino. Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per la centrale del latte di Roma. A oggi manca ancora la nomina dell'amministratore delegato, con un CDA che si riunisce in modo sporadico ogni 4-5 settimane. L'uscita di scena di Parmalat dalla società ha creato un buco non indifferente. Le promesse di mantenere parte delle produzioni Parmalat presso lo stabilimento non sono state rispettate, anche per colpa di chi non ha chiesto in tal senso impegni precisi e vincolanti. A scriverlo è stato il deputato di Fratelli d'Italia Luciano Ciocchetti, la consigliera regionale, sempre Fratelli d'Italia, Edi Palazzi, la consigliera capitolina Francesca Barbato e il consigliere della città metropolitana di Roma Capitale, sempre Fratelli d'Italia, Stefano Cacciotti. La centrale del latte di Roma è un pensiero per il centrodestra, che teme un forte ridimensionamento delle attività nel corso del 2024, con ripercussioni gravi sul fronte dell'occupazione, al punto che sono già stati annunciati ai sindacati tagli ed esuberi a centinaia di posti di lavoro che sono attualmente a rischio. Beh, il sospetto è che torneremo nuovamente a parlare di questa questione sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Nel frattempo ci fermiamo, il tempo a nostra disposizione è terminato, torniamo nuovamente domani, sempre a partire dalle 13, con nuovi spunti e nuovi approfondimenti, sempre qui in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre con Non Solo Roma. Grazie a tutti voi per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata ancora qui a Radio Roma Television. Non Solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani.